Siamo a Cadia, un paese bellissimo in provincia di Foggia. Praticamente vi raccontiamo una triste storia, una storia tutta italiana, tutta della provincia di Foggia, che circa 20 anni fa ha dato 20 miliardi di vecchie lire a questa popolazione per ristrutturare tutto il rione Fossi, che ricordiamo nel 1930 fu colpito dal terremoto. Ci furono oltre 50 morti, la popolazione fu colpita duramente da questa tragedia. Tutti i soldi che sono stati utilizzati per ristrutturare queste case sono andati a finire nel nulla, perché qualcuno tra i progettisti, fra quelli che devono decidere, fra quelli che devono essere capaci di mettere in atto un progetto valido, hanno deciso di non fornire acqua, fognatura e servizi igienici a queste strutture che sono state confezionate benissimo. Perciò pavimenti nuovi, tetti, grondaie, porte, infissi, sanitari, per poi non avere la possibilità dell'agibilità. Questa è una vergogna che andiamo a illustrarvi. Qua sono i sanitari, vedi? Però mo li hanno portati via. Cioè qua hanno messo il lavandino, hanno messo tutto, però poi il water, non c'erano i servizi igienici e la rete fognaria. Si sono dimenticati la rete fognaria. Il bagno sta qua, il water. Vedi, illumina là dentro, illumina. Qua hanno sfasciato per entrare dentro, guarda. Che si vede? Che ci sta? È una grotta. Allora, il water è stato sistemato qua, però come vedete poi alla fine non c'è il servizio fognario, cioè è una... Tutte le porte, gli infissi sono stati tutti demoliti. Qua per esempio hanno rotto proprio, vedi? Cioè che significato ha rompere? Capito? Vedi il tetto che è? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Certo che un po' fa spavento andare girando di notte all'interno di queste strutture che sembrano abbandonate. Ecco i water della vergogna. Cioè si fa tutto questo fatto qua e poi non c'è l'impianto né fognario né idrico. Che cosa serve? E poi ci sono dei geni della lampada che vengono a fare la pipì qua. Ecco, si può vedere. Capito? Lavandino. Cioè tutto è stato ristrutturato e messo in bellezza e poi tutto abbandonato. La pericolosità di un cantiere abbandonato che è micidiale, perché qua possono venire sicuramente, come facevo io da bambino, mi ricordo negli anni 80, veniamo qui a giocare e a scoprire queste rovine, che per i bambini c'è la curiosità, c'è visto l'avventura, e però qui siamo in un pericolo crollo imminente, come si vede da questa spaccatura centrale. Qui vedete che sono crollati tutto un muro, recentemente è crollato tutto un muro ed è tutto abbandonato. Vedete, qua manca proprio il pavimento. Vedete. È un peccato, perché comunque queste strutture andrebbero adibite almeno a museo, però non ci sono i bagni. Dice, mettete i bagni chimici, che ci vuole? Cioè comunque alla fine si può fare, se c'è la volontà politica, non di regalare soldi così, di buttare soldi dalla montagna, capito? Se c'è la volontà di recuperare, di fare delle belle cose. Guardate quest'arco, guarda. Questo ha sicuramente 200 anni, se non pure di più. Guardate la bellezza di questi. Si scende da là? Non si scende, sono le scale. Ah, là è rimasta la cucina dell'epoca.
del 1930, perché poi i mobili non è che potevi recuperarli con questa situazione in atto, no? Qua. Vedete che pace, qua si potrebbe fare quel tipo di turismo estremo dove praticamente uno dorme all'aperto e c'è la possibilità di stare a contatto con la natura. Essere un pozzo dove prendevano l'acqua, penso l'acqua sia comune, o per lavare anche i panni, guarda, è rimasto cristallizzato un secolo fa. Ultimamente è stato fatto un altro lavoro di recupero, diciamo così, infatti vedete i mattoni che stanno là, sono recenti, di là, per cercare di salvaguardare, ma ci vorrebbe un lavoro fatto bene, cioè importante, di recupero. Cadia è un bel paese, però va rimodernata, cioè hanno abbandonato la memoria storica del paese dove è stato il grande lutto dei morti nel luglio 1930. Illumina qua. Vedete questi locali? Questi, qualche intelligente ha fatto tutta la ristrutturazione e si è dimenticato dei servizi igienici, per cui non sono agibili. Non sono praticabili, però qualche genio della lampada ci mette i fili elettrici, guardate, scoperti, non a norma. Chissà, prende fuoco tutto e poi arrivano altri soldi per ristrutturare. Questa è la chiesa, importante da salvaguardare, da recuperare, compreso questo cancello che ha centinaia di anni, è abbandonato a se stesso e sta per crollare. A momenti crollerà e siamo tutti contenti. Io no. Ma si vede la crepa, vedi? Cioè, allora, questo che ce ne frega a noi. Invece questo qua, guarda la chiesa, da qua si vede, mettiti qua, qua. Da Liberi qui è tutto.